siano dato ringraziato in ogni momento. Siano dato ringraziato in ogni momento. Oggi celebriamo la corona angelica chiedendo l'aiuto a San Michele, San Raffaele, San Michele, San Raffaele e San Gabriele, che ci aiutino in questa nostra preghiera alla schiera degli angeli, per allontanare da noi, dal nostro cuore, dalle nostre vite, dalla nostra quotidianità, tutte quelle avversità che il demonio suscita contro la Chiesa e contro tutti coloro che vogliono vivere l'esperienza di Dio. La preghiamo con Papa Leone XIII, con questa preghiera che il nostro Pontefice formulò soprattutto per la Chiesa sempre bersaglio dell'ateismo, sempre bersaglio anche di credenti che non hanno compreso il valore salvifico della Chiesa e spesso, pur essendo nella Chiesa, si comportano, come dice Paolo, nemici della croce, nemici di Cristo. Preghiamo per queste povere anime che pensano di attaccare la Chiesa con le loro patologie, con le loro malattie spirituali, affinché la preghiera di Leone XIII possa portare verità, luce e chiarezza. Preghiera a San Michele, gloriosissimo principe delle celesti milizie, arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro tutte le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza e riscattato a gran prezzo della tirannia del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo custode e patrono, e a te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Prega dunque il Dio della pace a tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi, affinché non possa continuare a tenervi schiavi gli uomini e danneggiare la Chiesa. Presenta all'Altissimo con le tue e le nostre preghiere, perché discendano subito su di noi le tue divine misericordie, e tu possa incatenare il dragone, il serpente antico, Satana, incatenarlo e ricacciarlo negli abissi, dove non possa più sedurre le anime. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e Signore, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre Immacolata, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, di Santi Apostoli, Pietro e Paolo e di tutti i Santi, fiduciosi intraprendiamo la battaglia contro gli attacchi degli insidi del demonio. Sorga il Signore e siano dispersi i suoi nemici, fuggano al cospetto di lui coloro che lo odiano. Svaniscano come svanisce il fumo, come si fonde la cera al fuoco, come periscono i peccatori dinanzi alla faccia di Dio. Ecco la croce del Signore, fuggite potenze nemiche, vinse Leone della tribù di Giuda e discendente di Davide, Gesù Cristo. Che la tua misericordia sia su di noi, siccome noi abbiamo sperato in te. Noi ti imponiamo di fuggire spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale con tutte le regioni, riunioni in sette diaboliche, in nome del potere di nostro Signore Gesù Cristo, sii sradicato dalla Chiesa di Dio. Allontanati dalle anime riscattate dal preziosissimo sangue di Gesù, del divino agnello. D'ora innanzi non ardire, perfido serpente, di ingannare il genere umano,
di perseguitare la Chiesa di Dio e di scuotere e trivellare come frumento gli effetti di Dio. Te lo comanda l'Altissimo Dio, la quale nella tua grande superbia presumi essere simile. Te lo comanda Dio Padre, te lo comanda Dio Figlio e te lo comanda Dio Spirito Santo. Te lo comanda il Cristo Verbo Eterno di Dio fatto carne, che per la salvezza della nostra razza perduta dalla tua gelosia si è umiliato fino all'obbedienza della morte ed edificò la sua Chiesa sulla ferma pietra di Pietro, assicurando che le porte dell'inferno non avrebbero mai prevalso contro di essa e che sarebbe con essa restato per sempre fino alla consumazione dei secoli. Te lo comanda il segno sacro della croce ed il potere di tutti i ministri di fede cristiana. Te lo comanda l'accessa madre di Dio, la Vergine Maria, che dal primo istante della sua immacolata concezione per la sua umiltà schiacciata la tua testa orgogliosa. Te lo comanda la fede dei santi apostoli Pietro e Paolo e degli altri apostoli. Te lo comanda il sangue dei martiri, la potente intercessione di tutti i santi. Dunque, dragone maledetto e tutta la legione diabolica, noi ti scongiuriamo per il Dio vivo, Dio vero, santo, per il Dio che tanto ha amato il mondo da sacrificare per esso il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna, cessa di ingannare le umane creature e di propinare loro il terreno della dannazione eterna, cessa di nuocere la Chiesa e il mistero e di mettere lacci alla sua libertà. Vattene, Satana, invadente, inventore e maestro di ogni inganno, nemico della salvezza delle anime, cedi il posto a Cristo, su quale nessun potere hanno avuto le tue arti. Credi di poter, cedi il posto alla Chiesa, una santa cattolica apostolica, che lei stesso Cristo conquistò col suo sangue. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio e fuggite dall'imperatore all'invocazione che noi facciamo del santo nome e terribile nome di quel Gesù che fa tremare l'inferno e le cui virtù dei cieli. Le potenze di dominazione sono sottomesse e i cherubini e i serafini lodano incessantemente. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo e delle milizie celesti. O Signore, ascolta la mia preghiera e il mio grido giunga a te. Preghiamo, o Dio del cielo, della terra, degli angeli e degli arcangeli, Dio dei patriarchi, Dio dei profeti, Dio degli apostoli, Dio dei martiri, Dio dei confessori, Dio delle vergini, Dio che hai il potere di donare la vita dopo la morte, il riposo dopo la fatica, giacché non vi altro Dio fuori di te, né ve ne può essere altro se non tu. Creatore eterno di tutte le cose, visibili e invisibili, di cui regno non avrà fine, umilmente supplichiamo la tua gloriosa maestà a volerci liberare dalla tirannia, lancio, inganno, infestazione di spiriti infernali e a mantenerci sempre in corno, per Cristo nostro Signore. Signore Gesù, ecco, ti vogliamo chiedere il dono dello Spirito Santo, il tuo dono alla Chiesa, che possa scendere su di noi per farci verità. Ecco, ti chiediamo oggi soprattutto lo Spirito di verità, per far sì che la nostra vita sia una vita di verità. Basta con le menzogne. Basta con l'ipocrisia, basta con la doppiezza della nostra vita. Vogliamo che il nostro cuore, come diceva San Domenico, trabocchi di amore, trabocchi del tuo nome, e che vogliamo veramente essere tuoi discepoli, tuoi figli, tuoi battezzati
che amano la Chiesa, amano la Chiesa. Vieni, Santo Spirito di Dio, oggi scendi su di noi e portaci nella verità, quella verità di noi stessi davanti a te, che scopriamo le nostre nudità, le nostre incapacità di amare, il nostro peccato, volendolo affidare a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose questa domanda: le folle, che dicono che io sia? Ed essi risposero: Giovanni Battista, altri Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e terzo giorno risuscitare. E risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Bene, cari fratelli, questa nostra preghiera di stasera, questo oggi pomeriggio, che abbiamo voluto innalzare al Signore per i nostri fratelli ammalati nel corpo e nello spirito. Fratelli, noi non dobbiamo mollare la speranza in questo tempo in cui la Chiesa sta vivendo un momento di grande difficoltà. Ci stiamo rendendo conto che molti cristiani battezzati non si recano più a celebrare l'amore del Signore che ci chiama costantemente nella liturgia. Però dobbiamo avere anche le idee chiare perché vogliamo seguire il Signore con tutto quello che è anche un mondo di prove, un mondo di persecuzione, un mondo di tribolazione. Ecco, la pagina del Coelet, tratta dall'Antico Testamento, ci dice ogni cosa ha un suo tempo. Ecco, questo è il tempo di chi semina, di chi si dona, deve sapere attendere il tempo anche della ricompensa. Anche se noi ci rendiamo conto che spesso, aprendo il nostro cuore, donandoci per accogliere, per aiutare, per essere buoni, no? come spesso abbiamo l'abitudine di dire, la vita non sempre. Nella vita non sempre abbiamo questo riscontro, abbiamo sempre come davanti a un'azione di bene una risposta del male che quasi voglia mortificarci anche del bene che facciamo. E purtroppo questa diciamo, lotta, no? Tra il bene e il male è sempre nella quotidianità del credente, nella quotidianità di chi del vero credente, di quello che vive realmente la vita del battesimo, di quello che veramente è figlio di Dio, è figlio della luce, figlio dell'amore, e che viene esposto alla tentazione, viene esposto alle avversità, ma Dio non ci abbandona mai, Dio è sempre al nostro fianco, Dio ci sostiene sempre col suo amore e la sua presenza. Però naturalmente questo nostro essere verità davanti a Dio, come vi ho chiesto anche insieme a voi al Signore, che lo Spirito, no, faccia scendere questo dono di verità, la verità soprattutto dell'intelligenza,
che ci fa comprendere la chiarezza della nostra vita, della nostra chiamata, del nostro essere cristiani nella Chiesa di Dio, non nelle proprie chiese, ma nella Chiesa di Dio. E Gesù quindi ci pone la domanda se noi effettivamente vogliamo seguire Lui. Lui ci pone la domanda anche a noi: ma per voi, io, chi sono? Chi dite che voi, chi dite voi che io sia? È chiaro, guardate che anche oggi, come quei discepoli che risposero in questo modo, forse alcuni dicono Giovanni Battista, altri dicono Elia. I discepoli avevano un po' le idee confuse, perché sì, avevano capito che stavano seguendo un maestro, stavano seguendo uno che aveva una parola che toccava il cuore, che guariva le persone. Si trovavano davanti a un mondo di esperienze con Gesù che non era quella della loro quotidianità di pescatori. Eppure loro hanno un po' questa confusione, che forse, mi dispiace dirla, la viviamo anche noi che spesso diciamo di credere nel Signore, però concretamente ci comportiamo come figli delle tenebre, ci comportiamo come coloro che vivono ancora in un mondo lontano da Dio, fatto di superstizioni, fatto di vendette, fatto di lotte, fatto di rivolgersi anche ad un mondo che non ci appartiene, il mondo dell'esoterismo. Quindi dobbiamo, nel nome di quella verità divina che il dono dello Spirito ci dà, soprattutto nella nostra intelligenza, di fare discernimento per capire chi è veramente Gesù per me e quanto sono disposto a seguirlo in tutto, letteralmente, in tutto quello che Lui insegna, tutto quello che Lui ci fa comprendere. È chiaro che, come a Pietro, no? Che Pietro ha risposto: tu sei Cristo, il figlio di Dio vivente. Gesù non gli ha dato 10 lode, gli ha detto solo semplicemente: sì, mi hai riconosciuto, ma sappi che il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso e poi risorgere. Quindi Gesù gli prospetta un cammino non di successo, per chi segue Gesù non è un cammino di successo, almeno per questa vita terrena, ma è un cammino di donazione, di sacrificio, di offerte nascoste, di persecuzione. E la cosa importante, io credo, davanti al mare in tempesta, è mettersi aggrappati alla croce, uniti alla croce e aspettare con la preghiera e il silenzio che si placchi la tempesta, che Gesù placchi la tempesta, perché per noi possa sembrare un momento di grande prova, di delusione, no? Cioè, siamo umani, però guardiamo l'altra faccia della medaglia, che la sofferenza per noi ci fortifica, no? ci rende più uniti al Signore, se la sappiamo offrire. Poi in fondo la nostra preghiera, come vi dicevo, no? In coloro che ci fanno soffrire, coloro che anche ingiustamente, no? Dicono cose non vere, dobbiamo metterli nelle mani di Dio, i nemici lasciateli nelle mani di Dio, perché il cielo, forse non tutti lo sanno, soprattutto le anime che credono di seguire il Signore e poi sono dei cuori menzogneri, non sanno che il cielo è giustizia, è verità ed è giustizia. Al cielo nulla sfugge, tempo passa, ma il cielo farà il suo percorso di giustizia. Allora, se noi aderiamo proprio, no, a questa vita d'amore, a questa vita di pienezza, che ci vogliamo salvare, perché veniamo noi qui a pregare, perché noi veniamo qui a donare questo tempo del venerdì, come tutti i giorni che magari ci rechiamo in chiesa, perché noi crediamo e speriamo nella nostra salvezza eterna. Sì, il Signore ci accontenterà delle grazie che magari ci aiuterà a risolvere un problema di salute, ci aiuterà a risolvere un problema familiare,
un problema di lavoro, perché il Signore interviene per quanto noi ci abbiamo con il dono della fede, ma quello che sta a cuore a Gesù. Perciò dice: ma voi chi dite che io sia, sappiate che se non si passa per la croce non vi salverete. Quello che sta a cuore, nel cuore di Gesù, nel cuore di Dio, è la nostra salvezza eterna, perché io posso essere anche guarito. Quindi mi godo la vita, sto bene, come purtroppo avviene che molte persone guariscono e poi si allontanano di nuovo da Gesù. Se io guarisco però non sono nella linea della salvezza eterna, ma che cosa serve la guarigione? Dove lo mettiamo? Noi dobbiamo tutto orientare, i nostri sogni, i nostri desideri, sì, di guarire, di stare bene, ma di entrare soprattutto ogni giorno nel mistero della divina volontà, perché lì che c'è il nucleo essenziale della nostra fede, quello di salvare noi, le nostre anime, e per quanto possiamo pregare anche per la salvezza delle anime di persone che ci sono accanto, che ci sono vicino, che ci sono nelle nostre famiglie, amici, parenti, nemici, tutto quello che volete, purché anche noi preghiamo per la salvezza delle anime. Così allora la preghiera del nostro venerdì ha un senso, una motivazione molto teologica, profonda e precisa, no? Che ci porta nella verità di Dio, ci porta in una vita di fede, in una vita di offerta, in una vita di donazione, dove non solo noi riceviamo i benefici della grazia che ci fa stare e ci dà forza o ci guarisce, ma ci dà anche l'opportunità di poter offrire qualche nostra sofferenza per la salvezza di qualche persona che ci sta a cuore, che purtroppo non sta camminando verso Dio. Voi sapete, soprattutto in modo dei giovani, chissà quanti figli, nipoti, tutti noi delle nostre famiglie abbiamo, che della Chiesa, più che della Chiesa in quanto istituzione, no? Della Chiesa proprio come soggetto di grazia, conoscere Gesù come che la speranza del cuore di ogni uomo e soprattutto di ogni giovane che avrà un suo percorso ancora di vita da fare e che purtroppo lo escludo perché la società ti propiega altri modelli di vita che non corrispondono a quello di essere una persona che vivono di fede. E allora noi preghiamo anche per questo, affinché il Signore veramente possa portare un po' di pace nei nostri cuori e nelle nostre